Cerchi un posto per nasconderti da tutto e da tutti per 5 minuti o anche più e ritrovare la tua serenità? Ti dico io dove puoi trovare in casa lo spazio più adatto, sistemando un po' quella zona. E in più, alla fine del video, un'anticipazione per la settimana prossima. Ciao e davvero benvenuto, benvenuta nel mio canale. Sono Mattia, mi occupo di interior design per la casa e qui ti racconto le mie idee per aiutarti a costruire il tuo progetto di casa, al fine di vivere in un luogo che ti rispecchi e che ti faccia stare bene. Oggi parliamo di luoghi magici in casa. Se ti interessa l'interior design e vuoi saperne di più, iscriviti subito al mio canale, non te ne pentirai. Ogni settimana ti regalo nuovi consigli e idee. Non rischiare di perderteli. Chi non vorrebbe nella propria casa un luogo magico, intimo e privato, per rintanarsi e godersi un po' di tempo da soli, a leggere, rilassarsi, coltivare le proprie passioni o semplicemente non far nulla? E allora ecco che si inizia a cercare in casa lo spazio più adatto. A volte trovare quello giusto non è facile e si finisce per abbandonare presto l'idea. E allora, per non farti demordere, ti parlo io di 7 posti in cui probabilmente potresti ricreare il tuo spazio personale. La camera da letto è un luogo di per sé destinato al relax e al recupero dell'energia. Ed è una stanza che sicuramente avrai in casa. Ma perché concedersi questo luogo solo per il sonno? Si potrebbe creare una zona rilassante con una poltrona, un tavolino e una lampada e ritagliarsi così facilmente un piccolo spazio per se stessi, avvolgersi sotto ad una morbida coperta e riposarsi per qualche minuto o ore. Il bagno è un'altra stanza che sicuramente ci sarà in casa tua, anche se talvolta potrebbe essere piccolo. In questo caso potresti semplicemente aggiungere un piccolo puff in cui stare comodo e concederti i tuoi rituali rilassanti e trattamenti di bellezza. E se il bagno invece è spazioso, allora metti una poltroncina vicino alla doccia, alla vasca o alla finestra e magari una lampada da terra e troverai così un nuovo spazio di relax. E anche la vasca comunque potrebbe essere un buon posto per rilassarsi. Quando in camera, in bagno o nelle altre stanze c'è poco spazio, bisogna pensare a luoghi differenti. Il corridoio o l'ingresso potrebbero a questo punto venire in aiuto. Probabilmente ci sarà una zona sfruttata male che potrebbe essere rivista, come un angolo o una nicchia vuoti. Ecco, quello potrebbe essere lo spazio giusto per il tuo angolo di comfort. Altro spazio talvolta inutilizzato è il sottoscala. Probabilmente in questo caso servirà qualche lavoretto per renderlo attraente, ma molto probabilmente riuscirai a creare una nicchia che darà una funzione completamente nuova a questa zona, o forse le darai proprio una funzione che prima non c'era. Il sottoscala è un punto perfetto per ricreare un luogo magico, te lo assicuro. È quasi un peccato non avere una scala. Se hai una grande finestra in casa, o anche se la finestra non è poi così grande ma in una posizione tranquilla, aggiungici una seduta in prossimità e concediti un po' di tempo per guardare fuori e rilassarti. Potresti semplicemente mettere una poltroncina vicino alla finestra, anche una poltrona sospesa potrebbe essere interessante, oppure una panca. Se ti piacciono le panche e vuoi conoscere qualche idea nuova per inserirne una in casa tua, guarda il video che ho realizzato proprio su questo argomento. Potresti trovare un'idea a cui ancora non hai pensato. Per riscoprire il piacere della lettura, probabilmente creare un luogo suggestivo potrebbe essere una buona soluzione. E allora trasforma la tua libreria e costruisci con essa una nicchia, tutta per te e i tuoi momenti di relax. È una soluzione che mi piace prevedere nelle camerette, ma anche il soggiorno potrebbe essere un luogo ideale per questo scopo. E se non vuoi cambiare la tua libreria, allora considera semplicemente di porle vicino una vecchia poltrona e ricavare così un luogo senza tempo.
Se gli interni di casa proprio non ti permettono di trovare la soluzione giusta, allora l'ultima spiaggia sarà il balcone. Rivaluta il tuo spazio esterno e prova a costruire un salottino all'aria aperta. Anche la stagione fredda potrebbe non essere un limite e basterà munirsi di un braciere o di un ombrellone riscaldante per trovare il giusto tepore, accompagnati magari da una tazza di cioccolata calda o di tè. Probabilmente ci saranno altri luoghi magici in casa in cui rilassarsi. Se ti va, raccontami quali sono i tuoi. E se le mie idee ti sono piaciute, per favore lascia un like a questo video. Prima di lasciarti, voglio anticiparti che la settimana prossima troverai non uno, ma due video. Oltre al nostro appuntamento fisso, infatti, comparirò sul tuo schermo un'altra volta, perché voglio condividere con te una mia nuova collaborazione, che sarà per te una vera opportunità per conoscere nuovi aspetti dell'interior design. E non solo. Ma non ti svelo niente di più, e ti aspetto invece nel mio prossimo video. Grazie per aver trascorso un po' del tuo tempo con me, ci vediamo la settimana prossima. Ciao!